economici, i problemi di Taormina e quello della carenza di vigili urbani. Più volte sottolineato, è stato bandito un concorso, le persone non sono mai state assunte. Cioè, un piano nuovo della viabilità in tutti i casi necessiterebbe di uomini. Affrontiamo questo aspetto. Ma io già ho affrontato questo, diciamo, questo problema. Purtroppo i 15-20 giorni che non mi hanno più visto protagonista come assessore alla viabilità ci ha fatto perdere del tempo, ma io già avevo attivato dei canali per quello che riguarda un extra servizio di vigili urbani a Taormina. Ne ho parlato anche in prefettura con il prefetto, il quale mi aveva detto che l'iniziativa che volevamo portare avanti era fattibile ed è quella di invitare vigili urbani del nord, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, quando nelle città, come posso dire, Mantova, Cremona, Novara, dove il mese di luglio e agosto queste città si svuotano perché la gente va in vacanza, e dare l'opportunità ai vigili che sono in ferie di venire a Taormina, diciamo, ospitati da noi come comune. Noi diamo l'ospitalità e loro ci danno il servizio di 6 ore al giorno. Questo poteva essere, o può essere, un'iniziativa importante. Noi abbiamo la possibilità di poterli ospitare tranquillamente, abbiamo giù al Cufti, e quindi risparmiare un sacco di soldi e dare un servizio vero alla città per quello che riguarda non solo la viabilità, ma aggredire fortemente l'ambulantato selvaggio, che è una piaga incredibile a Taormina e dove tutti siamo coscienti, però sino ad ora nessuno ha veramente fatto qualcosa di serio, perché non è immaginabile che il Corso Umberto diventi una caspa. Il turista, se vuole trovare la caspa, va a Istanbul, se ne va in Turchia, perché lì sono bravi ad avere la caspa. Noi non siamo bravi ad avere una caspa, quindi noi dobbiamo presentare il Corso Umberto di Taormina come un vero salotto. Questo è un obiettivo che io spero di portare avanti, una cosa che mi sta a cuore da tantissimi anni, non soltanto a me ma anche a tantissime altre persone. Quindi mi auguro che riusciremo a fare questo, è una cosa seria. E per di più, questi vigili che verrebbero ad aiutarci a risolvere il problema, chiaramente sono anche un deterrente dal punto di vista sicurezza, anche se Taormina sino ad ora ha dimostrato grande bravura per quello che riguarda il piano e il sistema sicurezza. Grazie anche ai carabinieri e ai poliziotti. E devo dire che le forze dell'ordine sono sempre state all'altezza della situazione, però dobbiamo capire che anche loro hanno altre esigenze. Per loro non c'è solo Taormina, è vero che c'è Taormina e l'hanno sempre tutelata come un fiore all'occhiello, però è anche vero che loro devono seguire tutte le altre città di loro competenza, e quindi questo aiuto sarebbe da supporto a quel lavoro che sino ad ora hanno svolto bene. Un'altra questione che attualmente sta creando non poche perplessità, soprattutto nei generatori della Perla, è quella relativa alla piscina comunale. Come tu ben sai, ultimamente il maltempo ha causato dei grossi danni, soprattutto per quanto riguarda la copertura dell'edificio. Sappiamo bene che questa struttura è stata data in gestione praticamente a terzi, e ora si pone il problema che alcuni genitori hanno pagato le rette per la piscina per i loro figli, e chiaramente, essendo di questa causa di forza maggiore, inoltre gli è stato proposto di andare in una struttura alternativa, credo che si tratti di Nizza o qualcosa di questo genere, però non tutti possono accedervi. Ecco, volevamo un attimino capire intanto che tempistica c'è. Quando si pensa di poter avviare un progetto serio per riqualificare la piscina, perché anche l'investimento, da quanto ho potuto capire, è notevole,
e quali sono i tempi poi per poter avviare comunque nuovamente l'attività natatoria in una struttura che poi per una città come Taormina è di fondamentale importanza, perché come tu ben sai si tenevano anche delle gare di alto spessore. È vero, è vero, noi il mese scorso abbiamo avuto una manifestazione regionale di grandissimo livello. Però io non so come risponderti perché non ho contezza, non essendo tra l'altro in giunta, non abbiamo discusso col sindaco e il problema mi pare che sia avverato 10 giorni fa, più o meno, C'è quando c'è stato il stata temporale, sì. quella grandine, e quindi non ho idea di come il sindaco in questa fase o subito dopo la giunta, se ci sarà la giunta, vorrà affrontare questo problema. Questo è un problema comunque annoso. Taormina non può fare a meno della piscina, chiaramente, però è anche vero che bisogna trovare una soluzione, perché i costi di gestione della piscina sono eccessivi e la città non li può sostenere in un momento così difficile. Momento difficile dal punto di vista economico, e quindi anche qua bisogna prendere di petto questo problema e cercare di risolverlo tutti assieme. Ma qui non c'è, anche sul discorso piscina, non c'è maggioranza, minoranza. La piscina è, diciamo, una risorsa di tutta la città e quindi va tutelata da tutti, perché c'è una parte probabilmente politica che è contro perché chissà quello entro o non entro o via dicendo. Sono cose che bisogna redimere da subito e cercare assieme di trovare una soluzione. Chiaramente così per com'è non può andare avanti. Questo per essere proprio chiarissimi. Affrontiamo un altro aspetto di natura politica. Le critiche che vengono mosse al sindaco sono quelle di essere poco presente. Sappiamo bene che esercita un'altra professione, quella di medico, e molti, non solo da parte dell'opposizione, ma anche dei cittadini, si chiedono: ma come si può fare il sindaco di Taormina stando poche ore a Palazzo dei Giurati? E soprattutto in questo momento, perché è privo di una giunta. E lui intanto ha sempre detto che il suo primo lavoro è assistere i suoi pazienti. Questo Giustissimo. lo ha sempre detto. Però ha scelto di fare il sindaco di È vero, Taormina, ma è Salvo. vero. Ma lui, la sua scelta di vita è stata quella di fare il medico. Lo ha sempre sottolineato in tutti i modi e in tutte le salse. Io devo dirti che intanto è un operativo, perché quando si siede si mette a lavorare, non chiacchiere, diciamo, le decisioni veloci che bisogna prendere li prende, non è che perde tanto tempo. Io cosa posso dire di questo? Che rimane il pomeriggio a lavorare, io lo lascio certe volte, non vado via alle 3 e lui rimane ancora, è rimasto a lavorare. Certo, Taormina avrebbe bisogno Un sindaco a tempo pieno, diciamolo, di qualche va? ora in più, Un sindaco a tempo di qualche pieno, ora in no? Che più da scegliesse di fare il parte sindaco, no? del sindaco. Diciamo. No, ma lui ha scelto, i Torminesi lo hanno scelto, lui si è proposto, i Torminesi hanno scelto lui come sindaco, chiaramente. Io dico che la sua professione può continuarla a fare perché tra l'altro per lui è prioritario, ce l'ha Certamente. sempre detto questo fatto qua. Se riuscisse a ritagliare un'oretta, 2 orette in più, E anche chiaramente tre non basterebbero, no? sarebbe una cosa utilissima anche per chi lavora con lui, diciamo, con la Certamente. giunta e tutto. Ma queste sono scelte sue, chiaramente, io non posso entrare nel merito. Torniamo a un'altra cosa, tu sei stato anche assessore al turismo. Ultimamente è stata rilanciata dall'assessore Stancheris, assessore regionale al turismo, l'idea di fare il Festival del Cinema nei mesi invernali a Taormina. Che ne pensi? Io cosa posso dire? Io ero presente quando lei si è, diciamo, sbilanciata nel dire queste cose. La mia
idea sull'assessore Stancheris stava quasi cambiando. Ci siamo incontrati prima di andare a Berlino, abbiamo concordato un po' di cose per Berlino, dove io ritengo abbiamo avuto un ottimo risultato come città di Taormina. E lei stessa se ne è accorta, l'ha detto anche in consiglio comunale, che con chi parlava, il 95% gli chiedeva di Taormina. Quindi il segnale lei l'ha avuto forte in quella sede a Berlino. Quando la incontrai io a Londra, lo dissi io in quella sede, ho detto: guarda, senza Taormina non potete andare in nessun posto. Ma con una schiettezza e chiarezza che a volte mi contraddistingue, proprio quando sono sicuro di quello che dico, non mi fermo davanti a nessuno. Poi è venuta a Taormina, abbiamo concordato a Berlino di fare la conferenza stampa a Taormina, l'abbiamo fatta. Lei si è sbilanciata un po', però purtroppo per motivi che tutti noi sappiamo, non è riuscita a mantenere gli impegni che aveva preso qua. E dico ancora di più, avevamo concordato di seguire la stessa linea che avevamo fatto a Berlino anche a Mosca. Ebbene, ci hanno detto che probabilmente a Mosca non si andava, non si poteva andare, perché la Farnesina forse ci diceva di no, forse di sì. Alla fine la regione siciliana è andata a Mosca, per quello che mi risulta l'assessore Stancheris non è andata a Mosca. È lì che era estremamente importante, visto la crescita esponenziale del mercato russo, era importante avere una presenza fattiva come regione siciliana e come città di Taormina, presentando nella conferenza stampa. Questo non è avvenuto e quindi io ora non so cosa succederà. Mi auguro che i problemi che attualmente attanagliano la Russia, problemi ben risaputi, non ci creino problema per i turisti nel venire a Taormina. Perché voi sapete che per venire in Italia, in Sicilia, o per uscire dalla Russia, ci vuole il visto. Potrebbe essere un danno enorme per l'economia di Taormina. Esatto, non solo di Taormina, ma diciamo un po' in giro. Ma è importante soprattutto Taormina, visto gli alberghi a 5 stelle. Senza ombra di dubbio, però è un problema serio, perché questo problema diplomatico non tocca soltanto l'Italia, chiaramente tocca anche le altre nazioni. Perché il momento che poi devono rilasciare i visti, cercano di essere un po' restrittivi. Mi auguro che questo non avvenga e se riuscissimo a riconfermare i numeri dell'anno scorso sul mercato russo sarebbe una cosa importante. E quindi cosa posso dire? Taormina Arte potrebbe essere un veicolo, diciamo, chiamiamolo così, di sostegno al turismo taorminese, ma forte, soprattutto se si prolunga nella parte invernale e aiutarci a destagionalizzare. Però questo può avvenire in sinergia con tante altre cose, i vettori, come è successo qualche giorno fa, che sono venuti a Taormina e che avevamo già noi incontrato a Berlino per programmare, diciamo insieme all'Italia, dei voli invernali. E qui noi, la regione, ognuno di noi deve fare la sua parte se vogliamo che i tedeschi ritornino in massa a Taormina. Ci sono le condizioni sul mercato tedesco, a mio avviso, ci sono. Però c'è da programmare il mercato cinese con la nomina di Enrico Castiglione a direttore artistico del teatro di Hangzhou, cinese, di Hangzhou, ci potrebbe aprire un varco a noi come Taormina e come Sicilia, che altrimenti sarebbe di una difficoltà incredibile, perché tu, come sai, perché sei anche un operatore nel settore turistico, se
Dobbiamo portare i cinesi sullo stesso modo che portiamo i giapponesi, io parlo di Italia, di Europa in questo caso qua, dove i passaggi sono tantissimi, dove bisogna andare prima a Londra, poi a Roma o a Venezia e poi da qua a Palermo e quindi venire a Taormina. Diventa, diciamo, un iter così complesso e difficile che alla fine noi come Taormina non avremo grandi vantaggi. A differenza se noi come Taormina, come Sicilia, entriamo dalla porta diretta sul discorso di Hangzhou, una città con diversi milioni di abitanti, questo ci aiuterebbe in un modo incredibile. Ma questo discorso deve avvenire a Taormina, in Sicilia, perché la regione siciliana deve fare la sua parte. Come Taormina da soli non ce la faremmo, chiaramente, no? La regione fa la sua parte e noi riusciremo a tagliare o a diciamo a fare da ponte saltando tutte quelle destinazioni che prima dicevo io. E quindi avere un'opportunità favolosa perché penso che il turismo del futuro guarda con grande attenzione al mercato cinese. Ecco, Salvo, noi che operiamo entrambi in questo campo sappiamo bene che il turismo ha bisogno di programmazione e di certezze. Ora, ultimamente c'è stata una diatriba con un rimpallo di cifre, tu come ben sai, soprattutto per quanto riguarda Taormina Arte. L'assessore Stancheri si è venuto qui e parlando di circa 900.000 euro di finanziamento. Attualmente è emerso che sono circa 600.000 e rotti. Insomma, con queste cifre credo che non si possa andare molto lontano obiettivamente, e quindi bisogna fare i conti anche con quello che si ha e poi soprattutto la necessità di programmare almeno un anno prima se vogliamo vendere il nostro prodotto sul mercato internazionale, perché tu sai benissimo come funziona. Tra l'altro, non dimentichiamoci anche che c'è un altro grosso problema. Spesso è emerso che è mancata la politica, sai che ci sono stati degli incontri ultimamente con la stampa internazionale, giornalisti tedeschi, un noto vettore aereo ha portato in Sicilia circa 1.000 persone a settimana, perché tu ben sai che ci saranno 4 voli dalla Germania più uno da Vienna, quindi bei numeri, però quello che è venuto fuori è che loro vogliono delle certezze, loro non possono chiaramente garantire i voli se noi non gli diamo una mano. E queste sono delle garanzie serie che noi gli dobbiamo dare, perché questa è una possibilità vera di creare la destagionalizzazione a Taormina in Sicilia. La politica deve dare delle risposte. Ma su questo non ci piove, questo è quello che proprio stavo dicendo prima, la programmazione, soprattutto per quello che riguarda la stagione invernale. Durante l'estate è facile, io lo dico sempre anche con un pochettino di ironia, fare l'assessore al turismo a Taormina durante l'estate è facile, lo può fare chiunque. E fare l'assessore al turismo a Taormina diventa difficile farlo durante l'inverno e lì poi si vede la bravura. E questo è il mio impegno da subito, perché ho cercato di puntare sul turismo religioso, ho cercato, e ne ho sempre parlato, di mettere in moto il Palazzo dei Congressi perché diciamo, è una struttura polivalente, non soltanto congressi, ma puoi fare anche spettacoli, intrattenimento, operette. Cioè, diciamo, si possono fare così tante cose che ci aiuterebbero a destagionalizzare. Però, Ernesto, è estremamente importante che ognuno di noi faccia il suo ruolo. Noi abbiamo sollecitato, e sostenuto il turismo scandinavo, va bene? E il tour operator scandinavo ci dice che ha difficoltà a trovare alberghi 4 stelle, perché è questo quello che vendono, che gli dia la possibilità di penetrare sul mercato. Cosa voglio dire? Che un piccolo sacrificio da parte degli albergatori, ma lo dico con chiarezza, potrebbe aiutarci a incominciare a riavere il mercato scandinavo, che tu sai benissimo negli anni 60 e 70 ha sostenuto fortemente lo sviluppo della città. Ecco, e il cliente scandinavo è un buon cliente perché spende, non ha problemi economici e
ci aiuterebbe a dare la possibilità a tutti gli operatori economici della città, mi riferisco ai negozi, ai ristoranti, ai bar, di rimanere aperti durante l'inverno. E questo è una cosa estremamente importante. Io quando ero assessore mi sono mosso cercando e chiamando albergatori per vedere se era possibile sostenere la proposta che viene dal tour operator scandinavo. Qualche albergo lo ha già fatto, lo ha fatto anche con grande successo perché sia a novembre che a marzo abbiamo raggiunto 10.000, abbiamo fatto 10.000 pernottamenti, 5.000 e 5.000 o quasi 5.000 e quasi 5.000 e quindi il segnale c'è. Attualmente loro vanno a Sorrento, noi dobbiamo essere capaci di calamitarli e farli venire a Taormina, ma ognuno di noi deve fare la sua parte. Salvo, tu poco fa parlavi del Palazzo dei Congressi. A che punto siamo con l'adeguamento alla norma antincendi per avere l'agibilità di questa struttura? Guarda, io penso che la tela di Penelope è niente nei confronti di questo Palazzo dei Congressi. Noi come giunta abbiamo deliberato a settembre diciamo, la ristrutturazione del Palazzo dei Congressi. Un sostegno che ci è venuto anche dal Consiglio Comunale. Non soltanto ha deciso il sindaco e l'assessore, anche il Consiglio Comunale è cosciente della grande potenzialità che ha il Palazzo dei Congressi e quindi ha votato senza remore, ha detto bisogna andare avanti col Palazzo dei Congressi. Purtroppo ci siamo impantanati perché oggi, lo dico perché lo posso dire tranquillamente, il nostro ufficio tecnico non è attrezzato per diciamo, snellire o accelerare quelle che sono le esigenze della città. E non mi riferisco soltanto al bando del Palazzo dei Congressi, c'è anche ancora la delegazione di Trappidello che ha un anno e mezzo che è là, con buste e non buste, si aprono, si chiudono, non si sa, si sa e via dicendo. Pare, io ho notizie da qualche giorno, che alla fine hanno, diciamo, appaltato i lavori a una ditta, forse di Giarre, che spero che inizi al più presto possibile. L'altra delibera che riguarda la seconda fase del Palazzo dei Congressi, sempre per quello che riguarda il completamento dell'antincendio, è pronta, quindi bisogna soltanto approvarla in giunta. E poi preparare tutti gli atti conseguenziali che servono ad appaltare i lavori anche per la seconda fase. Certamente, nel momento che noi completiamo questa prima fase, avremo diciamo, l'agibilità parziale del Palazzo dei Congressi, cioè dovremmo sempre chiedere l'autorizzazione ai Vigili del Fuoco, Vigili del Fuoco che sono stati sempre disponibili, perché devo dire che negli ultimi anni hanno chiuso, non uno, due occhi hanno chiuso, Sì, hanno ma non si fatto può tutto il trovare una possibile. soluzione definitiva. O non ci può più essere una soluzione se non quella, quantomeno, di iniziare i lavori, perché il problema principale è l'antincendio, il sistema di antincendio. E quindi il momento che noi superiamo questa prima fase, che è la più importante, i rilevatori di fumo, gli sprinkler, quindi cambiare tutto questa fase, e nella seconda fase, diciamo, trasferire il serbatoio che attualmente è Interrato. sotto, interrato sotto, nella parte che è vicina agli scavi della zecca, sul lato destro, già avremmo superato l'ostacolo principale. Chiaramente poi bisognerà continuare con gli investimenti già previsti, tra l'altro, che riguardano la climatizzazione e poi un maquillage finale per rimetterlo, diciamo, a punto. E poi per quello che riguarda la gestione, vedremo, noi non abbiamo mai detto che sarà il comune o l'assessorato al turismo che gestisce
del Palazzo dei Si Congressi, parla anche perché dei privati, no? ma non esiste completamente, noi non abbiamo il know-how per poter gestire quel palazzo. Però il comune o il consiglio comunale, perché in questo caso il consiglio comunale è deputato a dare l'indirizzo, stabilirà chi deve essere la persona o diciamo, l'ente a gestire il Palazzo dei Congressi. Quindi da questo punto di vista, diciamo, noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Un'ultima domanda. Negli ultimi giorni stanno creando parecchia preoccupazione la scelta da parte della Regione di tagliare i posti letto all'ospedale di Taormina. Questa questione è stata già affrontata, credo che tu fossi pure presente, quando venne in Consiglio Comunale l'assessore al Borsellino. ramo Lucia Borsellino e lei aveva dato delle garanzie. Ora di fatto i posti sono stati tagliati. E c'è una dura presa di posizioni anche da parte del professore Ferraù, dirigente dell'oncologia medica, che è una persona molto moderata, ma che chiaramente in questo caso si è esposto perché ne va del bene della città e di tutto l'Interland. Ecco, io non vorrei che qui Taormina viene utilizzata dall'assessorato regionale e dai vari assessori per fare passerella, ma poi nei fatti qui non vengono mantenute le promesse. È vero, noi eravamo convinti, subito dopo aver fatto l'udienza in consiglio comunale con il presidente della commissione sanità Di Giacomo e l'assessore Borsellino, eravamo convinti tutti che Taormina non veniva toccata, se non diciamo. In parte nel senso che aveva dato un anno di tempo per quanto riguarda le due chirurgie. Mi pare che Questi erano i termini questi del... erano i termini e noi tutti eravamo soddisfatti. Tutti eravamo soddisfatti. Però ora è successo quello che noi non ci aspettavamo, perché chiaramente depotenziare l'ospedale di Taormina è diciamo una cosa che noi taorminesi, ma non dico taorminesi, dico comprensorio, tutto quello che ruota attorno all'ospedale di Taormina non possiamo accettare. Quindi io mi auguro che il Consiglio Comunale, perché il Consiglio preposto anche a fare questo, è già successo anche nella passata legislatura, il Consiglio Comunale ha preso delle iniziative anche forti, coinvolgendo anche, se è possibile, gli altri consigli comunali per far sì che questo non avvenga. Anzi, io dico che l'ospedale di Taormina va potenziato, ma va potenziato soprattutto per quello che riguarda il pronto soccorso, perché è il nostro biglietto da visita. Noi, quando andiamo all'estero e partecipiamo alle borse del turismo e dove partecipiamo anche alle conferenze stampa, lo diciamo con chiarezza che il nostro ospedale è un'eccellenza, però dobbiamo confermarlo questo fatto, non possiamo solo dirlo. Cioè quando arrivano gli stranieri a Taormina e sfortunatamente capita a qualcuno di dover usufruire dell'ospedale, non possiamo dire che abbiamo detto delle fandonie in conferenza stampa all'estero. E quindi è importante che l'ospedale di Taormina sia veramente un'eccellenza e l'eccellenza non può non tener conto del pronto soccorso. Per quello che riguarda poi quello che ha detto il professor Ferraù, persona stimatissima, professionista di grande livello, io non riesco a capire come mai questi tagli, veramente, tra l'altro non sono neanche un tecnico sanitario, però non è accettabile che Taormina e tutto il suo comprensorio vengano puniti, perché questa quasi quasi mi dà un senso di punizione, vengano puniti dalla regione siciliana.